Giulio, ho avuto un'idea geniale. Facciamo? Disegniamo tutti. Facciamo una gara di disegno. Yes, siccome siamo in tantissimi oggi, guarda un po'. Oggi faremo una bellissima gara di disegno. Quindi, se alzate le chiappe in modo molto gentile, facciamo un video. Le alzate bello. Anche Zach. Io voglio disegnare con la Nicole. Io voglio disegnare con mia mamma. Ma no, Pio. Cosa? Anche lui vuole disegnare. Allora, ognuno ha i propri posti. Non adesso, signori. È il momento di combattere. Non ci stavamo baciando. Siete nemici adesso. Lo siamo. Sì, guarda. La tua copertina. Dormi, bel bambino. Faremo quindi ben tre prove, signori. Tre prove. Occhio all'ultimo sangue. Wow, un cerchio bellissimo. L'ho fatto da sola. Guarda. Posso tenere la penna così? Quindi, una prima prova la iniziamo per scaldarci soltanto. Okay? Così capiamo mano a mano le regole. Io sceglierò un tema o un oggetto. Ok. Prova numero uno. Vai. Dobbiamo scrivere? No. Disegnerete Zach. Oh mio Dio, no. Ma così? Così, a secco. 3, 2, 1. Si prendono punti anche. Quanti secondi abbiamo? Non ci sono secondi. Brava, ma già il più veloce prende dei punti bonus. Chi alza quindi prima la mano e dice finito prende un punto in brava. Più. Brava. E il lavoro ovviamente. Meno male che mi sono messa con mia sorella. Smettila! Finito, Andre già sta un punto in più. Andre ha disegnato una cacca. È interpretazione personale. Abbiamo stravinto, raga, abbiamo ma stravinto. Tu chiudi gli occhi. Se non viene bene io tolgo punti. Tu chiudi gli occhi e non usa Zacco. Lasciami guardare. Non vale guardare e spiare da qua. Tu quello che stai facendo? No, io sto non concentrati, signori. Questa guarda è dove seria. Sta spiando. Brava, comunque sia, dovrebbe essere un lavoro di squadra. Non devi sganciare tutto tua sorella. Sì, infatti sto cercando di disegnare. Giulio, tu hai finito? Ok, hanno quasi tutti finito, ne sono rimasti due. Quindi, Sasha, ti sono rimasti 10 secondi. Perché dal momento in cui chiudono tutti, hai 10 secondi per finirlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finito. Fatemi vedere i vostri disegni. Primo ma non l'ho visto. È quello di Andre, che essendo non uno Zach ma una cacca, prende meno 5 punti. Annusalo, adesso vai ad annusare, dimmi. Chiudi gli occhi e annusalo. Sei fatto il bagno l'altro ieri. Non cambia niente. Sasha, su le penne. Non capite, signora. Cos'è quella? È una salsiccia. Questo Zach è un triangolo. È decente, dai, possiamo grazie. Dare due punti. Quindi grazie. Abbiamo due punti Sasha. Abbiamo solo una testa di Zach quando il corpo magari era necessario, sai com'è? Ma però guarda che roba. Però guarda che guarda proprio una cosa assurda. Smettila. Quindi io darei a questo due punti sempre per la mancanza del corpo. Quindi quanti lui? Due. Sì, vabbè. Cosa? Sì, ma cioè, stai scherzando? Ha fatto il corpo. Esatto. L'ha fatto ma quando fatto era finito il tempo. Non vale. Ma state un po' zitto. Giulio, facci vedere il tuo. Prego. Ma poi non si chiama Zank? Io sono l'unico che ha scritto il nome bene. Sì, ma poi che cos'è questo roba sugli occhi? Sembra una tartaruga. Questo è una tartaruga. È blu focato. È blu focato. Palesemente, se devi mettere in ordine. Prende tre punti. Sì. 27. Questo concorso è truccato. No. Non viene apprezzata l'inventiva. Ah, ma perché domani è il suo compleanno? Gli diamo un mezzo punto in più se scrivo così. Bau. Perché è doppio bau. Bau, bau. Vai, abbiamo il prossimo. Prima mancia la vince Giulio e va avanti con tre punti. Andre sta no, farei notare che ha vinto Giulio. Cioè, ha vinto Giulio. Io. Andre. Non è barato. Andre sta a meno 4. Io a due. Negativo. Tu stai a 2 e a 2. È tutto un complotto. Io 2 sei in squadra, 1 a testa. Quando prendevo la sufficienza io ero contento. Testa, quindi va bene. Ultima meno 4. Quindi tu sei convinto che il 2 qui sia la sufficienza. Penso, se no, qui vorrei ricordare che Sabrina c'ha l'accetto per tenere compatto il cervello. Noi non no, scappa. Ricordatevi che se lo perdo mi innervosisco. Cos'è? Ma che scusa è? È una minaccia. Prova no, numero 2. Il prossimo elemento o persona questa volta, facciamo un umanoide. Ad essere disegnato Giovanni sarà Giovanni. Me! Zio Leo, un cubano. Posso non partecipare. Quindi, iniziamo non subito, devo dare il via Sabrina, stai calmo. Ha già iniziato, Sabrina. Mezzo punto in meno. 3, 2, 1, via! Ho
ovviamente chi mi fa più bello prende punti bonus. Appunto, apprezza, sapevo. Guarda come barano, fagli gli addominali così ci dà più punti. Mi stanno copiando? Penso che tutti stiamo puntando su questo, sai? Giulio, è una madonna, Giulio. Guarda che bel culetto che ti faccio anche. Qualcuno ha studiato un minimo l'anatomia laggiù. Qualcuno ha finito? No. No. Io ho finito. Vabbè, la mano ce l'hai. Già Sasha si porta a casa un punto per aver finito prima. Finito. Giulio ha finito. Finito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basta, la scritta. Ah. Stop, sulle penne, pasticceri, sulle mani, cioè voglio dire disegnatori, sulle mani. Io inizierei da Sasha. Iniziamo da Che visione di scottati te. Cos'è? Perché Peo è una scimmia. È una scimmione grossa con gli addominali piccoli, la banana per proteica, il cappellino che ho scritto Peo, la O è sotto la mano, perché infatti ho scritto Peo qua così almeno eri sicuro di essere te. Quelli non sono gli addominali e, Peo. E basta. Vabbè, siccome perché nel c'è il TVB Peo. Aspetta, aspetta, però nell'antichità eravamo tutti scimmie. Ma tu eri una bella scimmia! Quindi quanti punti dovresti prendere secondo te? Ah, se prima ho fatto uno Zack che faceva schifo, almeno 5. 5 siano. Cosa? Io vado per l'ultima. 5 più 1 che sono finito prima. 6. Ah, è vero, 6. 6 punti. Sasha sale a 8 punti. Vai. Chi mi vuole far vedere il prossimo? Non era 6. È Andre che ha meno 4. Cos'è? Allora, parti dal fatto che io ho usato lo stesso foglio capovolto per non sprecare la carta. Quindi già un punto in più. 1. La natura? Buco dell'ozono, chi se ne frega? Non è la natura che ti dà i punti oggi. Comunque, c'è. Allora, io ti ho fatto un po' più giovanile, ti ho spostato il cappello laterale. Questo qua, finto. Se lo vedi, è il riflesso, perché essendo pelata c'è il riflesso. Meno sulla, uno. Sulla pelata, perché è sexy la pelata. Certo, molto. Pelata, è il mio sexy. Meno uno. Poi, la barba è da un po' di tempo, perché tu non la fai perché vuoi gli aperitivi. Però tu non ce l'hai sotto il mento, cosa che di solito hai. Esatto. Cos'è? Al Kogan. Ce l'hai sotto il mento. Sei al Kogan qui. Qui tutta la concorrenza sta cercando di metterti in negativo. Perché sanno che il mio è migliore. Stanno cercando di oscurare. Di oscurare la tua creatività. E poi c'è, guarda che petto. Questo è il vero petto che c'è. Sono due tette. Siamo sì, pettorali. Infatti. Perché li stai allora, facendo ballare. Allora, io ti posso dare, per amicizia anche, 4 punti e torni a 0. E il culetto? 5 punti e vai a 1. Ecco. Quindi torni a 1. Vai Giulio, fammi vedere il tuo peo. Allora, io intanto mi ho autografato. Ora sta ridendo. Notare. Sì, ma è falsa. È falsa. Meno 20 punti. Stai ridendo, tu non ridi 5. Mai. Facci vedere. Bambini. Ma poi che problemi hai alle spalle? Sono giganti, è muscolosissimo il mio peo. La posa, la posa sembra molto... Ti stanno delle... Cosa, ma il pacco gigante non lo notiamo. Il pacco con è una tasca. No, sta nascondendo una banana perché è una scimmia. Comunque sei felice, cioè il pacco gigante è autografato. Secondo me hai perso le dita, però da notare. Ne solo 3. Cioè proprio sforzandomi. Dai, ti posso Peo, dare veloce. 5 punti. Ok. Sei pronto? Quanto stai tu adesso? Sto a 10 totali. Ma ah, davvero? 5 prima e no, 5. No, 3 10. Prima ne hai presi. Noi 2 5 3. Prima, 3. 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 Stai a 8, siamo 8 in tutti e due, fratello. Questo è Peo che si sta alzando la maglietta. Ha già una donna inginocchiata ed altre due pronte che dicono: oh my god! Perché lui è bellissimo e sexy. No, perché sta facendo una proposta. Non vorrei capire dove è il Aspetta, bellissimo sexy. Già un piedino da cacco. Poi la maglietta, non so, è un battito lo cardiaco. Sta tirando su. Sta tirando su per farmi. E poi nascondi un pallone da rugby nel cappello. Perché sono estremamente più che addominali, questi sembrano le costole un po' basse. Infatti, sono guarda le donne. È magro oh my god! Sono bellissime, sono bellissime. Per non parlare che con questa anatomia di testa hai la testa a pera. Ma no, perché questa è la tua visione. Che sei bellissimo e ti vogliono sbagliare. Allora, non è che mettendo tre donne è un insulto la cosa. Praticamente allora, è un insulto quel disegno. Signore, mi lusingate? Aspetta. Ma è un insulto unico, come ti lo dico? Ma poi sono tre donne, poi io se ne merito. Ah, e poi noi diciamo ti amiamo. No, me l'ha scritto dopo, fra l'altro. Quello è un pizzico cringe. Con l'alcol puoi avere tutte le donne che vuoi. Ma a prescindere, siccome sono lusingato, posso dare a voi 6 punti. Io due fanno 8. Ma è latratissima sta cosa. Aspetta, loro due non erano divise, quindi fanno 3-3. No. No, vabbè. Sono in squadra comunque. Fammi capire la classifica. Però 8, se 8, battono 1. Loro, comunque non vi ha battuto un individuo. Lui ne ha preso uno prima. E 6 adesso. 6? Sì, perché c'ho. E a noi quanto? 6. Cioè, perché io ho finito prima.
È una scimmia bellissima. È più simile a Pero. Il peso di legno non sto allora, più per giocare. Va bene, facciamo. Allora, prima i D&D. Cosa pensano? È meglio la scimmia o la scimmia? Io penso che sia meglio il mio. Io penso utile. Che possiamo anche passare al prossimo. Sappilo, lui è amico. 1, 8, 8. Perché lo dici con questa rabbia? 8. Piccolo, perché sono merda. Cosa? Ah, ti ha fatto il pisello piccolo perché te lo meriti. Ah, guarda il puttino, ah, un punto. Guarda il puttino, ammunizione. È una macchia di pomodoro. Direttore, ammunizione. Direttore, ammunizione. No, abbassa di un punto, abbassa. Per insulto alla giuria. Oh, oh, più 5. No. Meno. No. Oh, due. Meno 2. Oh, 4. Ti ammazzo. 4. Meno 2. Meno 7. Meno 2. Ah! Yeah! Cosa fa? Non lo fa. Oh, meno 3. Meno giallo. E questo è l'ardo che tira. Oh, scusa. E le donne in realtà sono degli uomini. Volevano comprarti. Donne sudice, volevano comprarti. Prossimo. L'ultimo. Decisivo. Sarà un disegno di fantasia. No. Ok? È peggio ancora così. Fantasia io vi dirò. Cos'è stato? Due o tre soggetti e voi li dovete mettere insieme. Ma allora non è fantasia. Fantasia? Sì, è come li metti insieme. Io devo mettere le forme geometriche. Che dobbiamo fare, ma capito? Vi dico tre cose e voi le dovete mischiare. Uno. Snoopy. Due. Le scarpe. Crimina slash Piffle. Tre. Thomas. Tre. Due. Uno. Via. No, sì. Non ci pensare neanche. Ma è bruttissimo. Va benissimo. Quindi già un punto in più per la coppia che insulta di più le giurie. Chi altro finirà? E poi come cacchio avete fatto a finire così? Sì, in infatti. Vedrai. Dieci. 9, 8, 7, 6, 53, 2, 1 e finisce qui, Sasha, su le penne. Loro per prime sto giro. Vai. Loro per prime perché hanno finito per primo. Allora, avanti. Questo è il muso di Snoopy con l'orecchia di Piffle e infatti si vede Piffle dei baffoni lunghi. Ma è terribile. Perché è terribile. Ma è fantasia. Che cos'ha il corpo? È un cilindro. Che, no, è mio fratello. Ah, tuo fratello è con la panza alcolica. Tommy, sei un tubo. Sei un tubo con... Penalizzale! Un'essodicenza! E poi qua c'è la coda. Che è un altro tubo. È un condotto dell'acqua. Ma nonna! Portami un panino! Che è la verità più grande. Non chiederebbe mai un panino, chiederebbe una birra e la pasta col burro. Ok, mi tengo il punteggio per la fine perché voglio esatto, che decidiamo alla fine il vincitore. Il mio lo terrei per la fine. Ti giuro. Ok, sì. Andre, facci vedere la tua opera d'arte. Picasso. Io ho fatto tutto quello che mi hai detto. Abbiamo un ibrido. È la stessa idea di Sabrina. Sì, però fatta meglio. Io c'ho il vero Snoopy, che però ha mangiato un pochettino, appunto c'ha la guancia gonfia. Okay. Poi c'ho il corpo di Thomas, di cui c'è un elemento caratteristico che lo contraddistingue, non vorrei dire... ma è questo. La panzetta. Poi ci sono di Piffle. Di Piffle abbiamo, cazzetto per gli amici, la coda da tipico Maine Coon bella grossa, perché c'hanno le Maine Coon le code grosse, e le zampette da gatto. Ottimo. Che sono da orsetto, ma infatti sono da orsetto. Non sappiamo ancora perché se è un crack. Perché dovete sempre buttare del negativo perché su Andre? Cioè io sono l'unico che mi si sta schifo. Impegnando. Sono l'unico che si impegna e mi vanno tutti contro. Sasha. Allora, Thomas intanto è un ragazzo fantastico che ma guarda che non gli dà lui. Allora, 10 punti a Sasha. 10 punti a Sasha. Che fa con le mani così perché è ovviamente giovanile, un ragazzo giovanile con quasi è. C'è Piffle da una parte, Snoopy dall'altra. E un computer qua perché con la maglia del Cooler Master è un tecnico del computer. Ma è spento. Il pacchetto. E il pacco, vabbè, perché giustamente è un uomo forte e bello. Ok. E si chiama Thomas Ceredeto. Prossimo e ultimo, poi diamo i voti. La situazione è diversa, perché vediamo
Allora, il tratto caratteristico. Che schifo! Di questo disegno. Appunto, Thomas non è Thomas di per sé, ma è la crisi di mezza età che vive Thomas. Quindi con la barba, la birra e il telecomando. E la panza. Quindi il mio Thomas è. Certo. È il suo modo di vivere. Non ha è pensato tanto più la tempo persona. Alla storia che al disegno, praticamente. Più esatto. Abbiamo il corpo da gattino, quindi con la coda da gattino da Maine Coon. E la faccia di Snoopy. Ok. Fantasia si chiamava. Fantasia, avete fatto tutti la stessa cosa. Trattala con a ancora. Questo qui io darei. Quanto stavate voi di punti? 8. No, no, meno 2. Meno 2, 6. Guarda, toglietene un altro per scorrettezza. L'ha provato, eh. Che ladro, adesso non ho detto che ladro, che sozzo. Oggi vi informo, essendo sul mio canale, perderete. No. Oh! Perché? Io non perdo mai. Ma io sto mandando un messaggio all'ospedale, mi hai fatto questa... Perderete. Perché questo qua... Si prende un... Prende... Meno 5. 2. Un punto. Così tanti? Quanto ci godo. Boom. Vecchia. Questo qui, che è stato un disegno fatto con affetto, sincero affetto, sì, io darei 6 punti. Grazie. Sì. Quanto stai? Fatto per te, Thomas. Quanto stai? Grande sai. Io ero a 8 più 6. Quindi siamo a 14. No, eri a 10. Sì, 26. Ero a 10. Andre, che è stato bullizzato per tutta la sfida. Ma se l'è meritato, ha fatto una merda. Diamo Zacco, amore, vieni qua. 12 punti. Cosa? È soltanto per The Wild. Stava un punto. Giulio, grazie. Tu ti sei impegnato tutta la sfida, hai disegnato super concentrato sempre. Grazie. Quindi anche per due premio punti. Te ne do 8. Grazie. 8 e 8, 16. Ho vinto? Siete dei perdenti. Mi sa che hai vinto. Grazie. Io mi sto per mettere a piangere. Grazie. Samira non ha mai perso. Raga, c'è una mostra, un'idea. Io ne vado fiero dei miei capolavori. Sabio, un'idea. Diamogli lo strike al video. Grazie. Io te lo butto tu. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa.